Acqua di monte. Acqua di fonte. Acqua piovana. Acqua sovrana. Acqua che odo. Acqua che lodo. Acqua che squilli. Acqua che brilli. Acqua che canti e piangi. Acqua che ridi e muggi. Tu sei la vita e sempre sempre fuggi. L'antica Tivoli vanta un'origine ed una storia millenaria molto più arcaica di quella di Roma, riconducibile approssimativamente al 1215 a.C. Nell'antichità Virgilio citava nell'Eneide la città Tibur Superbum che nel corso dei secoli prese il nome di Tivoli. Tibur Superbum, struttura sacra, era un importante punto di confluenza tra i diversi popoli, comprovato da uno dei maggiori complessi dell'architettura romana di epoca repubblicana, risalente al II secolo a.C. e visibile ancora oggi. Attualmente Tivoli è conosciuta per le terme di Acque Albulè e per le tre magnifiche ville, come la spettacolare Villa d'Este e i resti archeologici della Villa Adriana, entrate a far parte dei patrimoni mondiali dell'umanità UNESCO, e, non ultima, la Villa Gregoriana gestita dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Le esclusive e suggestive scenografie che emergono da questo territorio sono diventate nel tempo la meta preferita di pittori, poeti e ricchi aristocratici che aggiunsero Tivoli come tappa del famoso Grand Tour già nel 1800. L'associazione Arteca 32 ha organizzato la mostra Destini Incrociati, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, all'interno del Settembre Tiburtino e con il patrocinio del Comune di Tivoli. La mostra è stata inaugurata a Tivoli sabato 23 settembre nella Sala Rosler Franz, ex Chiesa San Michele, a Piazza Palatina. In questo evento hanno esposto 21 artisti che, ispirandosi ai racconti di Italo Calvino, hanno dato vita ad una mostra di notevole spessore emotivo e di grande suggestione. Appunto sul carrello donato dalla municipalità di Tivoli per fare l'opera è un omaggio a Calvino che fa 100 anni dalla nascita. Abbiamo invitato una serie di artisti che la maggioranza siete qua, per cui ci sarà il presidente del consiglio del municipio che farà un'introduzione perché è preparata su Calvino. Poi c'è l'architetto giovane che ci introdurrà poi sulle opere che sono in esposizione, farà il suo commento e ci dirà. Da dove nasce questo discorso? Intanto io nella mia vita ovviamente non ho sempre fatto il politico o la politica, sono da 2 anni presidente del consiglio, ma nella mia vita ho fatto diversi mestieri, quello centrale più importante, ho organizzato per tanti anni le attività del sistema bibliotecario. Allora, che cosa dire di Calvino? Io partirei dalla sua patria occasionale. Non so quanti di voi sanno che Italo Calvino, 100 anni fa proprio, il 15 ottobre sono 100 anni dalla sua morte indifferente, ma lui è nato occasionalmente in una patria occasionale a Cuba, perché il padre, illustre agronomo, la madre si chiamava Mameli, parente dell'inno, di chi ha composto l'inno, è nato occasionalmente perché il padre da agronomo viaggiava molto, a Cuba nasce. Ma perché si sottolinea questa patria occasionale? Perché Cuba diventa poi la sua patria ideale, non c'è più tornato se non dopo 40 anni, invitato a presiedere come giurato per un premio letterario. Lui odiava il premio letterario, però amava Cuba. Poi in quel mese, adesso non mi ricordo il periodo, quel poco periodo che ci è rimasto, ha portato con sé Cicita, che era la sua fidanzata, e si è sposato. A Cuba nasce, si sposa, ma soprattutto Cuba risulta da sempre un riferimento ideale, è come la città ideale di tutte le sue opere, perché Cuba gli trasmetteva, gli comunicava un mondo a cui sicuramente si sentiva di appartenere.
difficilissimo parlare di Calvino senza esagerare. Calvino no, ve la faccio molto semplice. Calvino ha attraversato tutti i generi e quasi tutti i periodi letterari. Partiamo dal neorealismo, dai sentieri di Milano, qua li vedo. Ecco, quello l'ha fatta, chi è il signore? L'ha fatto, ecco. E quello è il libro dei destini incrociati. È alle spalle, certo. È alle spalle, sì, sì. Molto bello. Ah, altro. Quella è ispirata ai sentieri di Sì, però io dicevo i destini incrociati, che dal titolo ha tante cose su Calvino e opera sua, e la racconta molto bene. Alcune riflessioni le voglio condividere. Voglio condividere il fatto che Calvino ha attraversato tutti i generi, dal neorealismo, come dicevamo, al periodo fantastico, e al periodo fantastico appartengono tante opere che hanno ispirato tantissime delle composizioni che trovo qua. Però il genere che più che lo caratterizza di più, che è ricco di suggestioni, è sicuramente quello dell'arte combinatoria. Non so se ve lo conoscete, l'arte combinatoria è un genere letterario molto particolare, che ebbe una grandissima fama, un grandissimo risalto con Queneau. Queneau ha scritto Gli esercizi di stile, che solo negli anni '80 si è conosciuto in Italia. E Gli esercizi di stile è un libro particolarissimo e singolarissimo. Si parte, allora, naturalmente l'arte combinatoria impone una traccia molto rigorosa, e su quella traccia, partendo da una trama quasi inesistente, si possono mischiare le situazioni. Esercizi di stile: scrivono una pagina non usando la E, scrivono una pagina nella quale non ci sono le punteggiature. Non è solo un artificio, è un esercizio particolarmente interessante. Perché vi dico di Queneau? Perché Queneau, partendo da un episodio molto banalissimo, un signore sale in autobus, viene infastidito dalla gente che lo strattona e poi scende. Questo episodio, assolutamente poco significativo, viene raccontato in 99 versioni diverse, utilizzando tutti gli stili che esistono e tutti gli stili possibili. Esercizi di stile è un libro usatissimo per fare i laboratori, ma soprattutto vi invito a leggerlo perché ha momenti di grande ironia, cioè si passa dalla pagina in cui non ci sono punteggiature alla lirica, all'epica. Queneau è un grande maestro che ha ispirato moltissimo Calvino, perché ispirandosi proprio all'arte combinatoria ha scritto le sue opere più importanti, Le città invisibili, che tutti conoscerete, Se una notte d'inverno un viaggiatore. Perché è bello? Perché fa parte dell'arte combinatoria Se una notte d'inverno? Perché su un pretesto, non so quanti di voi l'hanno letto, quanti di voi lo ricordano, sono due lettori, un uomo e una donna, che poi si innamorano leggendo. Il lettore va in libreria e prende un libro, e il libro finisce a pagina 30. A pagina 30 ricomincia come da capo. Va in libreria, protesta e dice: ma mi avete venduto un libro fallato? Ci scusi, gli ne diamo un altro. Legge il secondo libro e anche quello si interrompe a pagina 30. Poi gli dicono: no, guardi, un errore tipografico, ci scusiamo, non l'ha scritto. Che poi, Se una notte d'inverno un viaggiatore, è un libro di Calvino. Il lettore dice: mi dà l'ultimo libro di Italo Calvino, anche qui la storia nella storia, la metà storia, lui che racconta se stesso in una finzione che non finisce. E quindi insomma, alla fine dicono: guardi, non l'ha scritto Calvino, ci scusi, le abbiamo dato un libro completamente diverso. Insomma, sono 11 incipit dello stesso libro. Bellissimo. Ma solo un genio come Calvino poteva incrociare, no, le storie in questo modo. Però io potrei parlarvi all'infinito, ma insomma, pochi di voi hanno la parola. Posso solo dire che la parte che... No, qual è una cosa da leggere? Le città invisibili racconta di tante città, non so se l'avete letto. Inizia in un modo e poi si ribalta e diventa il suo contrario. C'è una pagina che a me piace moltissimo. La trovo subito perché l'ho segnata. Non sono le città nascoste, ma sono... Scusate perché... Le città e i morti, bellissimo. Le città e i morti sono fatte di terra, non sono fatte del materiale con cui compone una città. Tu attraversi una città nella quale esiste l'argilla fino al soffitto, sulle scale si posa un'altra scala in negativo, sopra i tetti delle case gravano strati di terreno roccioso come i cieli con le nuvole. Ma la conclusione è la parte più bella. Questa città si chiama Argia.
Argia sopra è una città normale, sotto è la città vera. Di Argia qui sopra non c'è nulla, non si vede nulla. C'è chi dice là sotto è la città vera. No, e non resta che crederci. I luoghi sono deserti, di notte, questo è meraviglioso. Di notte, accostando l'orecchio al suolo, alle volte senti una porta che si sbatte. Meraviglioso. E questa è solo una piccola pagina della meraviglia che è questo libro. Cioè, poi lo puoi leggere, intanto nell'introduzione è stato detto magnificamente, lo puoi leggere iniziando da qualunque parte, perché poi Calvino è così. Calvino è reale e non reale, l'immaginare e non immaginare. Questo libro perché è così importante? Perché in qualunque punto tu lo leggi ci trovi un corrispondente con le cose che ti piacciono. Però, e concludo, poi ti do la parola. La parte che io amo sicuramente di più, ma perché mi corrisponde, anche se Le città invisibili è un libro straordinario, straordinario. Vi invito a leggerla, delle pagine magnifiche. E nasce da un pretesto, no? Marco Polo, a cui raccontano queste città che non esistono e si combinano insieme e si mischiano insieme fino a diventare un'unica città, una città ininterrotta, perché non si interrompe mai, è un continuo narrativo che diventa una città che non si interrompe in nessun punto. Ma il libro che amo di più, perché mi corrisponde, per una mia passione, per il mio interesse, è sicuramente Palomar. E tutti diranno Palomar. Perché mi piace Palomar? Perché Palomar è la storia, un libro autobiografico. La parte che mi piace di più è quella descrittiva, non è una descrizione normale, è la descrizione di un'ossessione, la descrizione di dei dettagli scomposti fino a diventare, come dire, la moltiplicazione di sé. È stato detto che infatti somiglia moltissimo a tanti libri. Io lo somiglio, lo avvicino per un mio interesse al libro dell'inquietudine. Non so se l'avete mai letto. Il libro dell'inquietudine racconta la storia di un signore che si affaccia e dalla finestra vede passare il mondo. Vede passare il mondo e questo mondo lo racconta moltiplicando i dettagli di quello che vede. Palomar fa lo stesso. Raccontandoti di quanto mi piace Palomar, ti ho fatto una descrizione ossessiva. Palomar ha una moglie, passa un pomeriggio non guardando la televisione che sta alle loro spalle, ma accanto ad una lampada. Nella lampada c'è un gioco che si moltiplica fino a vedere le vene sotto. Quella è il vero particolare, il vero dettaglio, l'ossessione dei dettagli, che è vero, mi piace perché anche io adoro moltissimo l'iperrealismo come genere, perché la perfezione della realtà rappresentata come fotografia alla fine dà origine al suo contrario, una terribile inquietudine. Quindi dal dettaglio del particolare arriva al suo opposto, ti inquieta fino ad essere, come dire, del resto io amo l'iperrealismo perché il vero del vero del vero alla fine dall'inquietudine del vero diventato. Quindi potrei dire parlare ancora di più, però no, ti do la parola, se mai tu intervengo. Difficilissimo raccontare i labirinti, no? Come il titolo che ho dato a piccolo articolo che ho scritto ispirandomi a Calvino. Il labirinto rappresenta molto la personalità di Calvino, perché il labirinto non è semplicemente un luogo nel quale entri, è un luogo dal quale non riesci a uscire, ti perdi e poi ti ricerchi, ti perdi e poi ti ritrovi. Alla fine il labirinto racconta benissimo la personalità di Calvino, che poi Calvino ebbe una vita molto non tranquilla. Lui fece il partigiano, idea comunista fino alla fine, fece il partigiano attivo, non è il partigiano che stava da scuola, ma l'ha fatto non perché racconti un'ideologia precisa, ma perché era l'esempio concreto di una vita dedicata alla libertà. Ecco, se dobbiamo trovare un sostantivo che racconta Calvino, la libertà di esistere, la libertà. Ed era un uomo assolutamente tranquillo, molto, molto, come dire, interlocutore, tutto il mondo aggressivo. La libertà lo rappresenta di dire, di raccontare. E quindi ecco, poi vi ho detto solo alcune cose, quelle che suggestionano. Devo ammettere, questa mostra, in particolare adesso, è stato uno spunto anche per approfondire la conoscenza che avevo di Calvino, per leggere alcuni degli scritti, come Palomar che citava Paola, da cui ho preso spunto anche per proporvi poi una sperimentazione. Ma voglio cominciare leggendo un passo del libro che sto ancora leggendo di Calvino, perché ritengo che il suo lavoro, che spiega in questo passaggio nella letteratura,
possa rifarsi e essere paragonabile a quello che facciamo noi nel nostro piccolo con le nostre arti e il nostro fare cultura. Come per il poeta in versi, così per lo scrittore in prosa, la riuscita sta nella felicità dell'espressione verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi per folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una paziente ricerca del mot juste, della frase in cui ogni parola è insostituibile, dell'accostamento di suoni e di concetti più efficace e denso di significato. Sono convinto che scrivere prosa non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia. In entrambi i casi è ricerca di un'espressione necessaria, unica, densa, concisa, memorabile. Questo perché è quello che facciamo noi, con le nostre molecole di linguaggio. Come per lui sono le parole, per noi lo possono essere i colpi di pennello, l'utilizzo di uno scalpello, il tagliare un pezzo di legno, l'accostamento di questo o quel colore. Creiamo anche noi un linguaggio non verbale, visivo, che può essere, come i vari livelli di lettura che diceva Paola, semplicemente descrittivo, perdersi nell'infinitamente piccolo che poi si ricollega all'infinitamente grande, avere delle critiche sociali o non averle, avere anche dei concetti. E su questo io vorrei ricollegarmi proprio a Palomar, perché lì in quel vengono con, nell'indice i titoli vengono suddivisi con i numeri 1, 2 e 3. Ognuno di questi sta a significare che quel capitolo verrà affrontato in una maniera diversa. Con l'uno si va alla parte più descrittiva, che può essere semplicemente superficiale o andare anche in dettaglio, ma rimane descrittiva, più o meno approfondita, più o meno sociale. Nel numero 2 si riprendono gli elementi antropologici, culturali, gli stili e gli stilemi. Nella 3 invece si va nei metodi più speculativi, si parla della filosofia, dello spazio, della mente, di tutto quell'invisibile e visibile che noi artisti andiamo ad unire con le nostre pratiche. E Calvino lo faceva con la parola. Quindi, se volete, possiamo anche provare a sperimentare trovando anche il nostro modo di dirci 1, 2, 3 per analizzare di quello che abbiamo qui, che è un universo di pittura, scultura, che io trovo molto attinente all'universo che lui sapeva creare con le parole. Perché ognuno di noi, su questi 3 livelli, può sicuramente raccontare un mondo su ognuno di questi quadri. Detto ciò, non voglio essere prolisso, non voglio dilungarmi, ci tenevo a fare un intervento che fosse sintetico. E grazie per l'ascolto, perché senza di voi, noi che siamo qui, non avremmo senso di stare.